anno dopo anno le unità cominciano sempre di più a tagliarle, il personale è sempre ridotto agli sgoccioli e le incombenze invece per quanto riguarda il lavoro sono tante, anzi le responsabilità ci aumentano. In questo paese passa in un modo veramente incredibile questa comunicazione falsata, questa propaganda, che fa pensare che i grandi problemi che sono aperti, io dico il terremoto, ma penso anche al lavoro, che è ancora una grande tematica di cui nessuno parla, non debbono raggiungere i media. Noi abbiamo investito tanto nell'università perché se io avessi saputo di finire insomma a breve avrei visto anche qualcosa di fuori, anche perché abbiamo tutta una laurea, perciò insomma siamo preparate. Soltanto adesso io ho creato diciamo una professionalità che insomma vorrei spendere qua dentro, anche perché fuori in questo momento non so che potrei fare. Rientrando in graduatoria e lavorando ogni anno e rientrando nei primi posti, tra i primi posti diciamo, abbiamo almeno la garanzia che forse andremo a lavorare, che ne so, a Pescasseroli, però il posto di lavoro. Sarei combattuta, perché a me il lavoro che faccio piace, però se poi valuto altre situazioni, per prima la situazione economica, direi no, non lo fare, scegli un'altra strada. Questa è la verità. Io mi sento al pari di tutti gli altri lavoratori a tempo indeterminato, perché vengo trattata come loro, quando lavoro vengo trattata come loro, poi però alla fine del contratto finisco. Il precariato è perché, cioè, ce lo spieghiamo dicendo, beh, non possiamo assumere nessuno e quindi tiriamo, però è un disastro qualitativo, è un disastro anche per quello che perdiamo strada facendo. Ci impoveriamo come società sicuramente in tutto questo, se andiamo avanti così. Se alla fine governiamo sempre a età avanzatissime, io arrivo a fare il preside a 51 anni, quando l'avrei voluto fare a 40 e l'avrei fatto meglio sicuramente a 40, beh, è ovvio che la mia visione del mondo e dell'accademia è quella che io mi sono costruita, è quella che io ho vissuto, ma che certamente non è quella dei ricercatori con i quali io collaboro e che hanno 35 anni. Parlano di merito, di revisione del reclutamento dei docenti, di governance, ma non fanno assolutamente niente per risolvere questi problemi. Per effetto dei tagli all'organico della riforma Gelmini, dentro questi tendoni dove facciamo le nomine dei precari abbiamo poca gente. Abbiamo molta gente sta anche qui semplicemente nella speranza che qualcuno prima di loro rinunci per riuscire a prendere un posto, nella speranza che si arrivi a quel numero della graduatoria per riuscire a prendere un posto di lavoro. Togliere l'università all'Aquila secondo me significherebbe cambiare proprio la città, non può restare la stessa città, non voglio dire che diverrebbe un villaggio di montagna, però se dovessi dire veramente quello che penso è vicina a quella come cosa. Io non sono un sostenitore acritico del sistema universitario del nostro paese, anzi vorrei modificarlo in molti punti. Però non posso pensare che debba essere modificata affamandolo, perché così stiamo facendo perdere di significato la formazione. Quello che sta succedendo in Italia con l'università è sicuramente estremamente negativo, soprattutto perché non riusciamo a trattenere gli studenti migliori. Per reggere la competitività del mercato è assolutamente evidente che non si può interrompere la continuità dell'ingresso. Se noi a un certo punto chiudiamo sui giovani,
chiudiamo l'intero sistema. Siamo un po' spiazzati, sinceramente, non capiamo, manifestiamo, speriamo. La civiltà di un popolo, l'ha detto anche De Coubertin nel 1850, si misura con le sue università. Dobbiamo investire perché il paese è vostro, perché il futuro è dei giovani e i giovani non possono essere lasciati come sono lasciati.